La siccità di questi giorni si fa sentire nell'intero paese e oggi parliamo di questo, parliamo di siccità, ma parliamo anche di progetti e di soluzioni, quindi di una visione futura per dare delle risposte a questo paese, in particolare al settore agricolo, che è quello maggiormente in difficoltà e che ha bisogno di acqua come proprio elemento essenziale per poter continuare a produrre e a portare prodotti di grande qualità nelle tavole di tutti gli italiani. Proprio nel giorno in cui a Roma si è conclusa l'Assemblea nazionale di ANBI, incentrata sulla lotta ai cambiamenti climatici e sulle strategie da adottare per affrontare una delle crisi idriche più gravi degli ultimi 70 anni, che la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per siccità. Presente a Roma anche il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Per quanto riguarda la Toscana, abbiamo lavorato già da tempo insieme a tutti all'ANBI Toscana e quindi tutti i consorzi toscani e alla Regione Toscana per un fondo di rotazione per poter permettere ai consorzi di bonifica di iniziare a fare delle progettazioni possibilmente esecutive che consentano poi di partecipare ai bandi nazionali o del PNRR, quindi per aggiudicarsi le risorse per la realizzazione delle opere. Quindi già un primo passo importante, il bando è stato chiuso poco tempo fa, tutti i consorzi hanno partecipato con progettazioni importanti che quindi arrivano a tutta la Toscana a testimonianza che il problema dell'irrigazione e quindi della distribuzione dell'acqua collettiva è una necessità di un intero territorio e non soltanto di una porzione, e chiediamo alla Regione di riconfermare questo strumento perché diventa essenziale per i consorzi per continuare a progettare e quindi a proporre soluzioni a questa problematica. Fondamentale per il consorzio l'attuazione del piano Laghetti. Sicuramente è una possibilità recuperare gli invasi esistenti e renderli funzionali, sicuramente potrebbe dare delle risposte a tante aziende agricole che in questo momento sono in difficoltà.